Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Ed eccoci qua con un altro episodio dedicato alle vostre collezioni di orologi. Voi partecipate in prima persona a questo episodio, come tutti gli altri episodi d'altronde, a questa rubrica, una rubrica dedicata esclusivamente a voi che state guardando, agli amici del canale, ai collezionisti, ai raccattatori seriali di orologi. Lo scopo è quello di commentare assieme, di guardare assieme e di vedere qual è il percorso che scegliete in questo simpatico hobby, no? Quindi vediamo i vostri orologi, le vostre scelte, il vostro percorso e da lì capiamo un pochino anche come siete messi, no? Se siete messi male o siete messi bene. Tutto questo però è tutto relativo al mio gusto, a me, a come la penso io. D'altronde siete voi che me li mandate e sono io che dico cosa ne penso, altrimenti non me li mandate e io non vi dico cosa ne penso. Non è che vengo a casa vostra a dirvi questo sì, questo no, c'ho feca. Non ci vengo. Siete voi che venite da me e io vi dico cosa penso. Tutto lì. Non vi offendete quindi, poi si scherza anche, cioè prendiamola un po' alla leggera, no? Ogni tanto si impara anche qualcosa, dai. Bene, prima di passare il video, vi mostro l'orologio del giorno che oggi è una chicca, ragazzi, una chicca. Si tratta dell'Omega Seamaster Acquaterra, il mio bellissimo Acquaterra da 39 mm con calibro 2500, con scappamento coassiale, quadrante nero. Il primo scappamento coassiale montato su di un calibro è stato questo. Praticamente si tratta dell'ETA 2892 modificato con lo scappamento coassiale. Siamo nei primi anni 2000, i primi orologi, i primi calibri che Omega faceva con il coassiale. Qual è il vantaggio del 2500 rispetto ai successivi 8500, 8400, 8800, bla bla bla? È che è più sottile. Più sottile perché l'ETA 2892 è di per sé già più sottile, quindi andandogli a cambiare il simpatico scappamento, coassiale leggermente, occupa leggermente più spazio, è più sottile rispetto a quelli moderni, diciamo, questo è il vantaggione. Poi un altro vantaggione può essere che un ETA 2892 alla fine lo sa revisionare chiunque, no? Lo scappamento rimane lì da parte, lo smonti, lo rimonti. Invece quelli nuovi sono proprio costruiti attorno allo scappamento coassiale, quindi hanno un'architettura completamente differente. Ma abbiamo già anche disquisito troppo, dai. Passiamo al primo video e guardiamo chi è che ci manda il videino, gli orologini. Vai! Ciao Davide! Ciao! Voglio vedere i miei orologi, me li ha comprati papà, ora te li farò vedere. Vai, vai! Come ti chiami? Nicolò! Adesso apriamo. Vai, facci vedere Nicolò. Tutti colori. Questo orologio. Cos'è? Di Super Mario. Super Mario. Il cinturino. Top. Bello. Top. Ci sono delle palle. Quello da Rubik. Quello da calcio. Bravo. Il quadrante, fai vedere il quadrante. Quadrante, Nicolò. Tutto nero. Questo è il quadrante, guarda. Super Mario Bros. Bello. Bravo Nicolò. Ora ti faccio vedere il pessimo. Il prossimo. Questo qua. Com'è questo il pessimo? Peppa Pig. Sì. Perché il pessimo? Pessimo. Perché è di Giorgia. Allora. Ma questo chi te l'ha regalato? La mia nonna. La nonna. Top. Cioè, guardate. Il cinturino. Con la macchina pure. Bravo. Poi c'è anche il coso giallo qua. E infine ti faccio vedere Giorgia. Ok. Bellissimo. Bravo Niccolò. Collezionista in erba. Dai, dai, dai che. Vai, mettilo qua però, quello che mettiamo a posto. Vai. Poi c'è quello di Sonic. Di Sonic. Cos'è? Vedete? No. Il cinturino è azzurro. Azzurro. Ti faccio vedere l'immagine. L'immagine. Top. Ti piace Sonic? Sì. Non so anche cosa. Le lancette. A quarzo, un quarzo. Quarzo. Ok. Belli, ora eh. Passiamo a questo. E prendiamo quello di Spider-Man. Spider-Man, top. Guardate, il cinturino è tutto di Spider-Man. Bravo Nicolò. Poi c'è le lancette che illumina il buio. Uh-huh. Ora non è buio.
No. E come si fa? Cosa come si fa? La luce come si fa? La luce non c'è. Devi schiacciare qua. Ecco. Non c'è. E non si vede. Cos'è? La discoteca. Mamma mia, che luce. Così al buio ti vedono tutti, vero? Ah. Sì. Ora papà. Basta, ora c'è l'ultimo. Basta. Ora c'è. Vai. Aspetta, stanno bussando le persone. Che ora è questo? È di Star Wars. Star Wars, stop. E guardate il cinturino, tutta, tutta. Questo qua. Questo qua lo vorrebbe anche il mio amico Piero, sicuro. Star Wars. Veramente? Sì. Cosa? Dai, okay. Cecchini. Ma non fate il video. Ok, saluta. Ciao Davide. Ciao Nicolò. Sono arrivate le? Sono arrivate le sorelle. Quante sorelle hai? Due, c'è anche... Finito. Vabbè, bravo Nicolò. Abbiamo visto i piedini, le manine di Nicolò e i suoi orologi colorati, super colorati, Spider-Man, Peppa Pig. Si inizia così ragazzi, si inizia con questi orologi qua, poi un giorno questi diventeranno collezionisti da paura, magari, no? Però intanto c'ha dei begli orologini, dai, diciamo che c'ha dei begli orologini, tutti da top. E l'ultimo lì, quello di Star Wars, a parer mio, è quello che vince, perché il mio amico Piero, che è appassionato di Star Wars, no? C'ha poster, si compra le action figures, quelle robe lì, no? L'orologio di Star Wars lo vorrebbe sicuro, ora bisogna anche trovarglielo, l'orologio di Star Wars. Vabbè. Bravo Niccolò, promosso, promosso anche il babbo, naturalmente. Andiamo, prossimo video. Ciao Davide, ciao. Spero tutto bene, sì. Volevo ringraziarti per il canale, mi hai aiutato essendo molto giovane, ho 18 anni ma ho iniziato la mia collezione quando ne avevo 16 e mezzo, 17 e ora sono arrivato ad avere una collezione piuttosto buona e grazie al tuo canale ho scoperto nuovi orologi, nuovi marchi. Sembra di essere alla trasmissione di Marzullo, sottovoce, no? È mezzanotte, no? Mezzanotte dintorni, sottovoce. Come tira fuori, no? un po' di brio, no? Poter prendere in considerazione la mia collezione. Allora, volevo incominciare dal primo orologio. Cosa? Che ho avuto, che mi hanno regalato. Questo è un Vagari. Un Vagari. Che mi hanno regalato alla Cresima. Sono molto legato a questo orologio poiché è stato il mio primo. Poi questo è un G-Shock, ma che ho preso per lo sport, è molto molto bello, trasparente, così mi piaceva con il carbonio lì. Questo è un Seiko arcobaleno di mio padre con la cassa dorata, ovviamente penso che non sia oro, comunque no. Era di mio padre, me l'ha passato a me. Poi questo è un orologio che ho comprato l'anno scorso, non so se lo conosci, di uno Milano, questa marca che sicuramente conosci, bello, volevo un orologio elegante, molto, anche con il lavoro, la scuola che andrò a fare, dovrò sempre essere elegante. Allora, questo orologio è, certo, è l'eleganza, secondo me è molto molto bello. Fashion watch. Al quarzo, tranquillo, sottile. Bello, questo è la versione modello Capri. Capri. Saluti da Capri, c'è scritto. Saluti da Capri. E niente, l'unica cosa. Ma mo' un orologio che dietro c'è scritto saluti da Capri, ma cosa mi rappresenta se non un mezzo giocattolo, no? A me di uno Milano non piace perché li trovo un pochino orologi così da profumeria, da centro commerciale profumeria, che mirano alla vendita come mirano tutti, ma senza interessarsi troppo dei contenuti, di quello che vogliono veicolare come idea, come concetto. Poi questo design qua anche stufato, lo si trova su decine e decine e decine di altri orologi di brand diversi, però saluti da Capri e siamo tutti contenti. Dall'apertura che è un po' strana, che bisogna tirare forte e poi si apre tipo a farfalla. Ah, ma se no un bello orologio, mi piace. Meno male, dai. Poi
Questo è un orologio che non conosco, poiché me l'hanno regalato alla comunione i miei nonni. È uno Zenith, che antico, non lo so, antico? Oro 18 carati. Bello però. Andata, ho scritto i nonni. Oro 18 carati, cassa in oro, al quarzo e pelle di coccodrillo, questo cinturino rosso che ci sta. Secondo me è un po' femminile, un po' da donna, però... Ma sì, però... Boh, non l'ho messo tanto, non mi piace neanche tantissimo, devo dire la verità. L'Omega con Swatch, il Moonwatch dell'Omega e Swatch. No, è molto... quello nero era troppo uguale a quello vero, e quindi ho detto uno Swatch deve essere colorato. Bravo. E quindi ho preso lo Swatch, questo qua di questo colore rosso che mi Bravo. Piaceva e tipo panna. Il Memento, che è questo marchio italiano, quindi non so se lo conosci, fa orologi così. Questo è il modello. No, già, è un altro orologio con quel design lì come il di uno Milano, con un calibro dentro lì, non so cosa c'è. A vista completamente, cioè veramente Memento è dimenticabile come marchio, diciamo la verità. Di cosa stiamo parlando? Bello Trionfo, quindi scheletrato, cassa in acciaio, cinturino in gomma e poi fondello a vista col movimento. Ecco, questo è il primo automatico. Designed in Italy, assembled in China. Qualità. Infatti c'è scritto assemblato in Cina, però era ancora quando ero piccolo e ero alle prime armi, non sapevo vabbè, dai. Bene come erano i movimenti, non avevo studiato abbastanza, diciamo. Quindi questo Memento. Era Via. Il Memento. Via. È il mitico Seiko 5. Oh, certo, carino scatola. Questo. Che dire, questo orologio è fantastico. Ora è sporco un po' perché lo metto quasi tutti i giorni. Vabbè. È veramente il secondo mio preferito. Secondo. Veramente top. L'unica cosa, l'unica pecca, questo bracciale qua un po' esile, un po' non lo so. Old style. Questo sicuramente lo conoscerai meglio di me. Sì, quando si parla di questi Seiko 5 qua, soprattutto questi qua della prima serie, no, non i nuovi sport, che... vanno presi come fossero orologi moderni che però vogliono reinterpretare il passato, con quel bracciale lì un pochino scrauso, leggerino, maglie ripiegate, clasp in lamierino, no? È come facevano gli orologi vintage una volta. Quindi se ti compri un orologio moderno, contemporaneo, a giorno d'oggi, no? Con queste caratteristiche qua, che è come se lo comprassi negli anni 80, 70, no? Però è suo perché, gli ha inventati Seiko, Seiko 5, lo dice anche il nome, no? Tutta la storia dell'orologeria che ci sono i Seiko 5, li hanno fatti in 2000 Foggia, alcuni molto somiglianti ad altri, perché non ci si può evitare di cadere anche nel ispirarsi, no? Però per la maggior parte sono tutti originali, simpatici, carini, da collezionare, Un po' la versione, diciamo, acciaiosa e con più contenuti degli Swatch, da collezionare e da collezionare. Ed è questo Hamilton Jazzmaster Pro. Quindi avevo visto uno dei tuoi video, un video dove ce l'avevi tu uguale, identico, ma nero. E quindi poi ho visto, è un gran 45 mm, molto spesso, molto grande. Una bestia. Però io ho un polso molto grande anch'io, mai misurato, ma comunque mi sta più. Sì, poi alla fine l'ho venduto perché lo vedi che è 45 mm, è spesso come un mattone. A me in quel periodo lì mi piaceva così, e quindi però è durato poco, Ho fatto presto a rendermi conto che è troppo grande, troppo ingombrante, troppo tutto, no? Pur essendo un bello orologio. Quadrante classico, no? Da cronografo, bello però, dai. Tosto bene, dai. Il movimento è top, il fatto di essere cronografo e... Era un po', mi sta... È grosso, però ci sta sul mio polso. Ci sta, e però niente. È grosso. Perfetto. E niente. Molto spesso, però è bello, con i numeri arabi, è veramente un orologio top. E grazie ancora, perché guardando il tuo video l'ho comprato. Bravo. Poi l'ultimo che mi hanno regalato per la maturità, che quest'anno ho fatto la maturità,
il bellissimo e nuovissimo Tissot PRX, questo ice, come si chiama, ice blu, non lo so come si chiama sto colore, comunque azzurro Tiffany, tipo bellissimo, mio nuovo orologio preferito. Prima era il Seiko 5, movimento Powermatic 80, ma ho visto che avevi fatto un video pure tu. Ma sì, e niente. Molto molto bello, spero che sarà un top per te, o almeno sì, che uno dei miei orologi ti sia piaciuto particolarmente. Molto bello, questo è veramente veramente top, un bellissimo top orologio. Qua è ancora un po' sporco perché l'ho utilizzato anche lui, però ho paura a volte di rigarli, ma secondo me un orologio deve essere vissuto per essere bello. Bravo. Quindi niente, ti ringrazio ancora di tutto. Grazie a te. Spero che il mio prossimo orologio sarà un orologio un pochino più di classe, un pochino più grande. Avevo già idea di un Moonwatch vero. E niente, un saluto. Un saluto. Ebbene, dai. L'uomo che parlava sottovoce, dopo un po' diventa anche un pochino irritante, no? Questo tono di voce sotto. Cioè, lo dico per i prossimi che mandano i video, insomma, un registro un pochino più alto, no? Impostato, schiena dritta, diaframma e voce che esce, no? Piuttosto che farli in silenzio. Se non potete perché non volete disturbare o farvi sentire, non fatelo, fatelo in un secondo momento, no? Piuttosto che parlare sottovoce, che poi in post-produzione mi tocca alzare l'audio, si sentono i rumori di fondo, dai. Poi per il resto la collezione con alti e bassi, il più basso è il memento, no? Il memento è veramente un punto basso. E poi i punti alti con l'Hamilton, il Tissot, dai, il Seiko 5, ci siamo. Poi sei anche giovane, quindi hai tutto il tempo per sviluppare la tua passione nel tempo. Cazzo, poi passare dal PRX al Moonwatch, all'Omega, il salto è grande. In mezzo c'è tutta un mondo da scoprire, che poi il bello è quello, scoprirlo, no? Non è arrivare subito a un orologio che costa 7-8 mila euro, è passare lì in mezzo che è il divertimento, no? Uno dice, inizia ora la collezione, è giovane, si mette da parte soldi e si prende subito un orologio da 10.000 euro. E ti sei saltato tutti quei passi, tutti quegli orologini che ci sono in mezzo, che non è detto che valgano di meno di quello da 10.000, che ti possono fare esperienza, ti possono insegnare qualcosa, da cui puoi apprendere qualcosa, per poi arrivare piano piano all'agognato obiettivo, no? Che può essere l'orologio da 5, da 10, da 20, da 100, quello che vuoi te. Ma in mezzo c'è tutto un mondo che è bello scoprire, che a me piace scoprire tuttora. Cioè non è che disdegno gli orologi da 2, 3, 400, 500 euro che vanno per la maggiore. No, mi piacciono e se posso li voglio toccare, provare, vedere con mano, hai capito? Quindi cioè, valuta che c'è ancora tutto quel percorso lì da fare. Con gli orologi sotto ai 1.000 ti puoi divertire, comprarli, rivenderli, quello che ci perdi è pochissimo. È pochissimo in relazione a quello che impari, a quello che apprendi. L'esperienza del possesso. Via, prossimo video. Ciao Davide. Ciao. Volevo salutare te e tutti i nostri amici. Spero che questo video venga pubblicato e volevo farti vedere parte della mia collezione. Vai. Partiamo con due orologi a batteria, come dici tu, importanti per me perché mi hanno accompagnato negli anni. Questo è Nautica, di grandi dimensioni, è un 50, se non ricordo male, 50 di diametro. È comunque un buon orologio, molto resistente, un bracciale bello, bello robusto. Passiamo con il G-Shock. Questo lo definisco un carro armato, nel senso che comunque è un orologio che puoi portare tutti i giorni per fare qualsiasi cosa, ovvio non lo indossi con l'abito, però quando fai un lavoro come il mio, che comunque spesso e volentieri eri sottoposto anche degli urti accidentali, per carità, però spesso è stato utile avere un orologio con cui non dovevi pensare di rovinarlo, anche perché comunque è bello anche avere con te sempre un segnatempo e non doversi sempre preoccupare. Ma certo, ci sta, Ho degli altri new entry. C'è un bellissimo Citizen C7. C7, sì. Vetro zaffiro, è un 40, 41 di millimetri, 40 millimetri se non mi sbaglio di cassa. È un orologio
che indossi volentieri con il jeans, anche sotto un bellissimo abito. Non so se si riesce a vedere anche la colorazione blu che riesce a dare con dei riflessi meravigliosi. Sì, carino, dai. A me piace. L'ho recensito anch'io. L'intramontabile. Nostro amico, comunque, il sempre Citizen, quelli stiamo passando con i diver. Io amo i diver, quindi volevo pubblicarti anche, farti vedere questo orologio. Ne hai parlato tu ampiamente. Tra gli orologi che non costano tanto, cioè lui è un Mako 3 che ho, magari ti faccio vedere anche in un secondo video, e poi chiudo con, secondo me, io sono un sub e mi sono regalato forse uno dei più belli per me, quale? E professionali diver. Qui volevo un tuo parere. Non ne parli molto di questo orologio. Perché dovrei? Non lo so, comunque tra i collezionisti è considerato un grande orologio. Ghiera in ceramica, certo. 1200 metri di profondità, cioè stiamo parlando di un professionale. Niente, detto questo, saluto te e tutti gli altri, fammi sapere cosa ne pensi e poi ti mostrerò in un altro video anche altri orologi. Ciao a tutti. Va bene, ciao. Niente, l'unica... perché non parlo del Deep Sea o del Submariner, perché ne parlano tutti, ma non mi interessa parlare di orologi di cui non mi interessa a me in primis, no? Se ti interessa sapere parere su quegli orologi di qualsiasi canale, qualsiasi rivista, qualsiasi articolo su internet, negozianti, tutto quello che avete, sempre c'hanno Submariner, Deep Sea, tutti questi orologi qua. A me non mi piacciono i Submariner e tutti gli orologi fatti a Submariner, no? D'altronde non mi piacciono, non mi interessano, non spenderei mai quei soldi lì per quell'orologio lì. Come di Rolex non vado matto per il Daytona, non ci vedo niente di particolare, no? Poi c'erano tutti, cioè tutti lo vogliono, tutti ce l'hanno, tutti ce l'hanno al polso o quelli che gli assomigliano. Insomma, mi allontana parecchio da questa... Di Rolex preferisco altri orologi, no? L'Explorer, l'Explorer 2, il Datejust, l'Oyster Perpetual, ma di certo non il Submariner e il Deep Sea, proprio... come aspetto, come noia, cioè sono venuti a noia, capito? Non si può, quindi non vedo poi perché dovrei parlarne di cosa, di qualche aspetto tecnico, non c'è niente che mi possa interessare. Ce li avete voi, li mostrate nei video e li vediamo, no? Come hai fatto te? Ecco, ho fatto l'occasione, è venuta fuori. Prossimo video. Buonasera Davide, un saluto. Ciao. Da Perugia, sono Fabio. Salute. E ti mostro la mia raccolta di orologi partendo da questo Swatch, un cronografo analogico al quarzo, che mi è stato regalato per la comunione, infatti è in perfette condizioni, l'ho tenuto bene, sì. Tuttavia la batteria è ferma, mi ha tradito, che ci vuoi fare, devo sostituirla. La batteria è tua nemica, ti ha tradito, va sostituita, ma non lasciarla dentro, perché se te la lasci dentro morta, lei ti tradisce ancora di più, perché in fingarda finge di essere morta, poi rilascia l'acido che rovina tutti i circuiti, e a quel punto dovrei cambiare tutto, perché la batteria così è affezionata al suo movimento e quando vede che sta per morire rilascia l'acido, il veleno, è velenosa, la batteria è velenosa. La batteria è velenosa. La quanto prima. Ti mostro poi questo Seiko, sempre al quarzo, Silver Wave, referenza del 1981, completamente originale, con il suo bracciale, bello, corona e fondello a vite. Bello, peccato per quel pene disegnato Aure 6 tra le sfere e la scritta, però vabbè, ci sta, dai. Lui non manca, credo, in ogni raccolta di orologi, in collezione. Io ci ho messo questo cinturino nato perché l'originale mi si è rotto. Rimanendo in tema di orologi al quarzo, questo stupendo Seiko Chronograph degli anni 80. Sì. Monta il prestigioso calibro 7A38, yes. Giorno data. Il primo cronografo analogico al quarzo che sia mai stato costruito è completamente... Questo è un orologio che ha quarzo, che ha senso di voler possedere. È un calibro che ha senso in una collezione, un orologio che ha senso in una collezione per via del suo calibro, che nonostante sia al quarzo, io non sia un amante dei calibri al quarzo, ha il suo perché, ha il suo valore, no? Tutto dipende dall'ottica con la quale si guardano le cose, cioè...
torno al mio esempio, se io mi devo comprare un Omega Quaterra al quarzo, non me lo compro un Omega Quaterra al quarzo a spendere migliaia di euro per un Omega Quaterra al quarzo, che può essere fatto benissimo. Mi compro un Omega Quaterra meccanico che mi piace di più, costa un pochino di più, è uguale. Beh, se invece devo andare a scegliere un orologio per un contesto storico collezionistico da inserire nella mia collezione, e va bene anche l'orologio al quarzo, anzi deve essere questo orologio al quarzo, perché è il primo calibro cronografico di Seiko, no? È completamente originale, con il suo bracciale, fondello a vite, e dopo quasi 40 anni funziona ancora alla perfezione. Basta... Rimaniamo sempre in tema di vintage. Vai. Ti presento questo stupendo Tissot, un T12 viso date C-Star del 1958, completamente originale ad eccezione del bracciale, che non è neanche coevo, non ci sta. Ma l'ho scelto perché richiama comunque quelli che sono gli stilemi del bracciale originale, bracciale del nostro orologio, di cui ti mostrerò tra poco alcuni depliant, perché a proposito volevo farti una domanda. Io ho cercato il motivo del T12, cosa appunto significa questa sigla, e da come mi sembra di aver capito, sembrerebbe che sta per la profondità massima che questo orologio riesce a sopportare, di ben 120 metri. Volevo chiederti se te ne eri al corrente e appunto avere un tuo parere da parte tua. No, non ne sono al corrente. Togliamo subito l'olio dal vino o l'acqua dal fuoco o le castagne dal fuoco, che non lo so. Non lo so, T12 può anche essere, sarebbe stato più coerente T120, no? Magari, anche per far capire al pubblico, agli utenti finali, terra terra, di cosa stiamo parlando. Invece T12 sembra una cosa che vogliono tenere nascosta, però ci sta. No, però non lo so, non ti posso confermare una cosa, la prendo io per la prima volta qui, seduta stante. Ma andiamo avanti, sempre in tema di vintage. Ti presento questo stupendo Le Monde. Un altro Le Monde, l'avevo già sentito dire. Orologio cassa super squale degli anni 60, 37 mm. Presente infatti anche la sua corona originale con il marchio del noto blasone. Bello questo. Casse. Il fondello è quasi del tutto scomparso a livello di scritte. Io ho messo questo bracciale che non è originale, ma è tuttavia coevo con l'orologio. Ed è veramente un pezzo unico. Cercavo uno skin diver e perché non andare su un vintage che appunto non penso ci sia niente di meglio. Guarda che indici, altrizio completamente virati, è in condizioni NOS. Cercavo uno skin diver, niente meglio che andare su un vintage, va bene, sono d'accordo con te, ma dipende per cosa lo cercavi lo skin diver, perché se lo cerchi per utilizzarlo al giorno d'oggi al mare o come orologio tutti i giorni, c'è di meglio del vintage, perché questi qua li devi utilizzare con parsimonia, con attenzione e con cura. Non è che sono orologi che, cioè, hanno i loro anni, possono... Ma devo farti un appunto sulla scelta dei bracciali. Sto bracciale qua per me non ci sta una minchia su questo orologio, come quello di prima non ci stava sul Tissot. Secondo me il Tissot stava benissimo con il suo bel cinturino in pelle, semplice, proprio da anni 60, come deve essere. E sto qua... qualsiasi altro che vuoi te, ma non di certo questo qua. Cioè, si vede che cozza, che non c'entra con lo stile, no? Uno skin diver con un bracciale così, a me non piace. Cioè, non piace, secondo me non è nemmeno corretto, coerente. Anche qua, ma magari mettici un Tropic. Andiamo avanti. Sempre in tema di vintage, non ci spostiamo. Questo stupendo Lanco. Che bello. Modello 11. Deluxe. Yes. Anche lui è in condizioni buone, non so se la corona sia originale o meno, penso di sì, ma non è che mi importi più di tanto. Calibro di manifattura 12-22. Io ho montato questo cinturino in pelle di lucertola che secondo me si abbina perfetto. Molto bene all'orologio. Questo è perfetto. Fibbia placcata. Bello, bello. Andiamo avanti un po' con gli anni. Questo stupendo Citizen Bullhead, al quale ho abbinato questo cinturino in pelle che secondo me è perfetto per questo tipo di cassa, dato che come orologio è molto piccolo, almeno per me. Io ho un polso normale da 17,5, però con un suo bracciale diciamo in acciaio o un nato risulta veramente molto piccolo,
piccolo. E secondo me con questo tipo di cinturino dà il meglio di sé. Boh, va bene. Poi, mamma mia, come modello non c'è niente da dire, no. Lo conosciamo tutti. A parte il calibro difficile da revisionare. Mostro poi questo stupendo Hamilton, un khaki automatic con 40 mm di diametro cassa, numeri arabi e con veramente molto leggibile, dot rosso sulla sfera dei secondi, data riquadrata in rosso, presenta questa stupenda protezione per la corona. Carina questa cosa, non l'avevo mai vista. Misurata, raggiunge la cassa 44 mm, ma secondo me è molto ben indossabile. È da 28-24, fondello a vite. Perfetto. Io ho messo questo Zulu, verde militare, le cui fibbie secondo me richiamano perfettamente il colore della cassa e vi si abbinano molto bene. Molto bello, mi piace questo abito. Questo Glycine Heirman Purist da 36 mm con vetro zaffiro, devo dire che è un orologio veramente interessante. Io ho messo questo cinturino della Squale, è un vintage, un fondo di magazzino che secondo me si abbina molto bene con queste cuciture bianche. Purtroppo io questi orologi qua con la scala 24 ore faccio fatica a farmeli piacere, proprio per la difficoltà di lettura, mi si intrecciano gli occhi, diciamo così. Poi sto qua, c'ha le 24 ore sul quadrante, le 24 ore sulla lunetta, sulla ghiera. Impazzirei, probabilmente è solo questione d'abitudine, ma abitudine cosa vuol dire? Che indossi sempre quell'orologio lì, uno che c'ha 10, 20, 30 non lo indossa sempre quello lì, te lo metti la mattina, poi esci una volta ogni morte del Papa e ci capisci niente. A un certo punto guardi l'orario alla farmacia, guardi che ore sono, perché secondo me, poi secondo fuso, poi bianco, non so cosa dire. Al quadrante panna di questo orologio stupendo. Passiamo ai miei diver, dai. Vai. Ti mostro per primo lui, questo Vostok Amphibia, yes, con quadrante scuba. Io ho messo questo cinturino originale del marchio, si può leggere infatti Amphibia, e secondo me come colore vi si abbina veramente bene a questo orologio. Sono veramente un bel abbinamento, è originale, è fatto in Russia. E lo indosso veramente con piacere. Con piacere, lo sapevo, con piacere. Passiamo poi a questo mio Seiko, un orologio che adoro. È un Seiko Turtle, quadrante nero, Seiko New Turtle, le nuove referenze poste al 2016. È un orologio veramente con delle proporzioni stupende. Sì, dici te. È iconico, devo dirlo. Io ho messo questo cinturino di AL1BP, il codice, che è lo stesso che appunto montava il primo Turtle, il 6309, negli anni fine 70, anni 80, e devo dire che gli dà un tocco di vintage impressionante. Si trova purtroppo soltanto negli Stati Uniti, eccolo qua. Ho messo nella scatola originale il suo vecchio cinturino, ma devo dire che vale la pena, vale veramente la pena fare questo cambio. Ho capito. Passiamo poi a questo Longines, eccolo, Conquest, da 39 mm, di referenze con quadranti a numeri arabi, che io adoro. Secondo me è il modello più bello, tra l'altro con questa ghiera rossa, e la dimensione contenuta che rispetto al successivo, mi sembra il 41-42, al polso, almeno sul mio, bello, sta benissimo. Guarda che fondello, sì, spettacolare. Questo è il bracciale a maglie piene, completamente satinato, un po' quello che sta riproponendo ora Longines. Calibro 619, è da 28-92 per Longines, e veramente anche a livello di spessore è impressionante. Bello, eh? È appena rientrato da una revisione completa in casa madre. Ma è bravo! Ed è veramente stupendo. Bravo, fatto un bel lavoro. Concludo con questo mio ultimo pezzo, eccoli, Omega Speedmaster. Spettacolo 8. Questo qua. Degli anni 90, mamma mia, se non che sbaglio, bello. 1995, Panda, referenza per il solo mercato giapponese, e anche lui è stato in casa madre per una revisione generale ed è tornato in condizioni veramente stratosferiche. Cinturino, scusami, bracciale, veramente molto bello, proporzioni cassa spettacolari, nonostante il calibro che monta, che è un ETA 77-50. Con questo concluso, ti ringrazio molto Davide per lo spazio che ci offri e un grande in bocca al lupo
Ciao, grazie se condividerai questo video. Condividiamo, sì, tutti orologi interessanti, dai vintage fino agli usati, tutti orologi usati, di nuovi di pacca non ne ho visti, eh? O sono tutti vintage o secondo polso, neo vintage o recenti. Allora, Longines Hydrocon con la ghiera rossa a me mi piace, con i numeri arabi così mi è sempre rimasto qua, l'ho detto tante volte, è troppo bello. Così come l'Omega Speedmaster Date con 7750, anche quello è sempre un orologio che su Crono 24 ce l'ho tra i preferiti, lì salvati tutti. Erano fatti una marea di versioni, questa qua Panda, anzi Reverse Panda, è veramente bella, carina. Poi hai avuto la forza, no? Perché non è da tutti voler spendere dei soldi per far ripristinare gli orologi, di farne ripristinare ben due, sia l'Hydro Conquest che l'Omega. Cioè li hai mandati a fare la revisione, il service ufficiale, così ti sono tornati nuovi, e metti un punto. Da lì iniziamo una nuova vita, capito? Sai che da lì è tutto a posto, tutto quello che succederà è in capo a te, o tua responsabilità, o succede mentre sono in tuo possesso, quindi hai azzerato tutto. E questa è una cosa che a me piace fare, anche a me, quando possibile, sugli orologi oltre una certa data indietro. Se io dovessi prendere un orologio del 2000, probabilmente l'ho fatto fare con l'Omega Deville, l'ho fatto fare con l'Omega Quaterra, questo, ho fatto fare la revisione ufficiale. Quindi è una cosa che io cerco di fare. È difficile. Cioè, non mi sentirei sicuro a prendere un orologio del 2003, 2004, 2005, prenderlo e utilizzarlo così, anche se mi dicono revisionato recentemente. Non mi fido, non... capito? Quindi preferisco prendere o nuovo o seminuovo, in modo che il rischio che sia malfunzionante, se no, sia basso, o vintage, talmente vintage che come i Longines degli anni 50-60, che li prendi, li metto in collezione. Se c'è qualcosa che non va con il tempo, magari ne porto 5-6 a fare la revisione dell'orologiaio, sistemarli senza impegno. Ma se devo indossarlo quotidianamente, l'orologio deve essere perfetto e funzionante. Questo. Comunque, complimenti, dai, belli orologi. Ciao Davide, buonasera a Ciao. tutti gli amici del canale, Eccoci. benvenuti in mio giardino in Germania, Amburgo, sono Valerio, ho 28 anni e vi presento la mia collezione di orologi. E vai. Apriamo la mia scatoletta e abbiamo Eccoli lì. i miei bambini. Allora, cominciamo col Ferrari che è un regalo da parte di mio papà, un orologio vintage degli anni 90, molto bello e in uno stato un pochino imbarazzante, ma al suo età, diciamo. Molto bello, mi piace tanto, anche se lo indosso pochissimo perché comunque ho una bella collezione. Ma Il secondo è un Orient, questo è il primo orologio che ho acquistato, un bello Orient questo, bellissimo, Marco lo 1. indosso ancora molto volentieri, ancora ora, No, e non è mai stato revisionato. non l'ho mai visto. Devo essere sincero, sono molto sorpreso perché ho oltre 12 anni. Bello sai questo qua, eh? Questi non te li presento perché sono orologetti così e non voglio perdere tempo. Ai ragazzi del canale, poi l'Omega Seamaster 300 automatico, un orologio bellissimo, del design unico, quasi iconico al parer mio, purtroppo il vetro è stato danneggiato alla festa di mio figlio, ho bevuto un po' troppo, lo ammetto, e poi ho sostituito il suo braccialetto originale, e ho sostituito questo cinturino un po' estivo perché è estate, è un po' più leggero Nato. magari, perché questo è l'orologio che ho indossato spesso al mare. Poi proseguiamo con il Tudor Black Bay B58 Ah, top, da anche prima, top. 32 mm di cassa, un orologio bellissimo a mio parere, mi piace da morire tutto, il suo design, la sua leggerezza, il suo diametro di cassa da 32 mm che permette di essere un po' più comodo sul polso, il suo bracciale, è tutto un orologio incredibile. Vabbè, è bello il Tudor Black Bay, Proseguiamo con Quartz eh? Breitling ripetizione dei minuti, 39 mm di cassa, tutto in titanio satinato con parti rosate qui, ho sostituito sempre anche qui il cinturino di pelle marrone e prima c'era il bracciale di titanio sempre, che a me piace un po' più così, che è un pochino più, non lo so, dà più bellezza all'orologio al parere mio, che mi piace di più. Ma sei carino, E ultimo, per adesso, ripeto per adesso,
il Breitling Super Ocean 44 mm Heritage. Beh. Un coronografo bellissimo, esteticamente parlando, un blu acceso da molto molto bello, 44 mm di cassa, cioè già diventa un orologio un po' più grande, ma io non mi posso lamentare con un polso grandicello, quindi a me ancora bello. Bene. Orologio pesante al polso, ma esteticamente incredibile. Grazie Davide per aver guardato il mio video, fammi sapere cosa ne pensi della mia collezione. E un consiglio, sto pensando di acquistare un nuovo orologio adesso, sono molto indeciso tra Luminor Panerai di 40 mm o il Breitling Heritage 42 mm classico nero, non cronografo, normale, il Diver. Fammi sapere, grazie, ciao ciao. Ciao 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 ciao. Collezione... Nulla da dire sulla collezione, che è abbastanza corta. L'unico mio dubbio, cioè, tra l'altro, se è stato in grado di comprarti un Breitling digitale e un Breitling meccanico, e ti fa onore la cosa, perché spendere dei soldi in un digitale costano i Breitling digitali, quindi bravo. Poi vabbè, il Black Bay è un classico, non se ne... Il Ferrari, con l'orologio Ferrari, a me quando l'hai girato mi sembrava che avesse il movimento Miota dentro, a vederlo così, non mi sembra un gran orologio, anche lì come al solito si fanno gli orologi su concessione, il marchio Ferrari, lo dai a qualcuno, ti fanno gli orologi fatti così. La tua domanda sul Panerai da 40 mm o non mi ricordo più, sicuramente non mi ricordo più, perché di quel poco che ho cominciato a capire di Panerai, il 40 mm è quello che tiene 3 atmosfere. Si può fare un Panerai a 30 metri di impermeabilità. Quando lungo la storia dei Panerai è famosa per gli orologi da immersione, militari da immersione, no? 30 metri, 40 mm. L'ho guardato anch'io perché 40 mm ho pensato, ma guarda, un Panerai da 40 mm. Se non mi sbaglio, ora non voglio andare, non vorrei dire una castroneria, ma è quello 30 metri. Io lo scarto subito, non posso avere un Panerai finto tra virgolette al polso, perché non ci posso, cioè bisogna fare il bagno al mare, no, non posso fare il bagno perché c'ho il Panerai. Come non fai il bagno al mare perché il Panerai? No, ma questo qua è 30 metri, è 30 metri, no, capito? Almeno 100 metri, ma da quello che mi dicono poi anche lì i puristi, i Panerai da 100 metri non si può sentire, no, ci vuole quello a 300 metri. Giustamente, se mi metti un copricorona che sembra un carro armato, poi 30 metri, 100 metri, capito? Vabbè, comunque, scegli altro, non il 40 mm. A parer mio. Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, aver guardato il videone con me. E non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.